La volta scorsa abbiamo presentato la prima svolta politica della storia d'Italia e dell'Italia Unita, cioè il passaggio al governo dalla destra storica alla sinistra storica, anche se in realtà ci siamo soffermati soprattutto sulle cause della crisi della destra. Dobbiamo ancora vedere cosa fece la sinistra, che caratteristiche aveva, qual era il programma di questa nuova forza di governo. Oggi affrontiamo proprio questo discorso. Iniziamo a vedere i governi De Pretis, il leader di questa sinistra storica, iniziamo a vedere la linea politica ed economica, soprattutto in questa prima fase, il primo decennio circa di governo dal 1876 al 1887. Cominciamo, come sempre, subito dopo la sigla. Dentro la storia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 211esima puntata. La sinistra storica di De Pretis al potere. Eccoci qui, siamo di nuovo insieme per 20 minuti circa, come al solito, per parlare di storia e soprattutto di storia d'Italia, perché dopo tanti discorsi in giro per il mondo, dall'Asia all'Africa, all'Europa, anche certo all'America, dobbiamo concentrarci sul nostro paese, che abbiamo un po' trascurato di recente. In realtà la volta scorsa, se eravate presenti all'appello, abbiamo parlato di questa svolta dalla destra alla sinistra storica, ma in realtà, come vi dicevo anche nella premessa, ci siamo soffermati soprattutto sulla destra, su quello che la destra aveva fatto dal punto di vista politico negli anni immediatamente successivi all'unificazione, il tentativo di arrivare al pareggio di bilancio, la questione dell'industria, dell'agricoltura, eccetera. E poi, proprio in chiusura della puntata scorsa, vi avevo detto che era sorto un grande problema relativo alle ferrovie. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, nel momento in cui la ferrovia è il simbolo per eccellenza del progresso economico-industriale, dei trasporti. Ormai le ferrovie si sono diffuse in tutto il mondo civilizzato e non solo, perché iniziano a diffondersi anche nei paesi un po' più arretrati, e anche l'Italia al momento dell'unità ha dovuto fare il suo grande investimento nel costruire una cospicua rete ferroviaria per unificare il paese, per permettere gli scambi, gli spostamenti. D'altronde, fatto un paese, bisogna poi anche governarlo, viaggiarci dentro, ecco, e la ferrovia è il simbolo anche in un certo senso di questa unificazione. Ma come vi dicevo l'altra volta, all'inizio, nei primi anni post-unitari, gli investimenti più grossi nel campo delle ferrovie li hanno fatti i settori privati, perché lo Stato non aveva certo risorse da investire. In quel momento doveva arrivare al pareggio di bilancio, aveva un sacco di debiti, insomma, si era lasciata libera iniziativa appunto ai privati. Almeno fino appunto al 1876, quando la destra, ormai raggiunto il pareggio di bilancio, ormai sistemati i conti, decide che forse è ora di riassorbire queste ferrovie, nazionalizzarle e toglierle quindi ai privati. I privati fanno ovviamente opposizione, fanno proteste, non vogliono cedere anche su questo settore, dove tra l'altro hanno fatto qualche affare, possono iniziare a fare qualche affare abbastanza cospicuo. E il ceto industriale, il ceto più moderno, trova anche l'appoggio in questa sua lotta, in questa sua battaglia, della sinistra storica, che anch'essa è contraria alla nazionalizzazione delle ferrovie. Si va al voto in Parlamento e, un po' a sorpresa, la destra di governo perde la maggioranza proprio su questa questione. Il governo Minghetti è costretto a dimettersi e appunto si arriva così, dopo 15 anni ininterrotti di governo della destra, al primo governo della sinistra storica, capitanato da appunto Agostino De Pretis, leader in quel momento indiscusso della compagine della sinistra storica. Ecco, De Pretis sarebbe rimasto al potere dal 1876 fino al 1887, ma prima di vedere quello che fa in questi 10 anni abbondanti di governo, bisogna capire che cos'è questa sinistra storica. Perché ovviamente il nome vi potrebbe far pensare alla sinistra attuale, come forse anche destra storica vi ha fatto pensare alla destra attuale. Ecco, non confondiamo le cose. Si usa infatti l'aggettivo storica per distinguere questa destra e questa sinistra di fine 800 dalle destre e dalle sinistre di oggi o comunque del 900, perché sono cose molto molto diverse. Dovete pensare infatti che all'epoca il diritto di voto era estremamente limitato. Abbiamo detto, al momento dell'unificazione italiana andava a votare una piccola minoranza degli italiani, i più ricchi, gli appartenenti cioè all'alta borghesia o a volte alla medio alta borghesia, ma non oltre. E chiaramente questi ricchissimi italiani votavano per politici che appartenevano alla loro stessa classe sociale, provenivano dal loro stesso ambiente, ragionavano come loro.
Insomma, la politica era completamente in mano a una sorta di oligarchia, al ceto più abbiente, più istruito, più avanzato del paese. Quindi, in realtà, le idee politiche di quella che oggi chiamiamo destra storica e di quella che oggi chiamiamo sinistra storica erano molto vicine, molto simili. Non era la destra di oggi e la sinistra di oggi con la sinistra che teoricamente dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori, delle classi più umili e la destra più conservatrice, no, tutt'altro. Erano due partiti molto molto simili, destra e sinistra storica, anzi, a dirla tutta, non erano neppure dei veri e propri partiti. Non avevano un segretario, non avevano delle sedi, non avevano uno statuto. Erano dei movimenti, delle associazioni, quasi delle comunità più che altro, dei comitati elettorali, potremmo anche chiamarli così, in cui convivevano idee anche abbastanza diverse all'interno, no? Personaggi politici anche in aperto contrasto tra loro all'interno, insomma, erano movimenti piuttosto fluidi, diciamo così. E gli esponenti della destra e della sinistra si assomigliavano parecchio, erano davvero molto simili. Cosa distingueva alla fine la sinistra dalla destra? Beh, poche cose. Ad esempio, quelli della sinistra tendevano ad essere più legati al mazzinianesimo, spesso erano ex mazziniani che da giovane erano stati affascinati dalla dottrina di Mazzini, magari erano stati anche in alcuni casi garibaldini, e però con l'andare dell'età si erano molto moderati, molto rassegnati, si erano avvicinati alle posizioni un pochino più conservatrici, e però rimanevano nella sinistra storica come un po' a ricordare questi entusiasmi giovanili. Un'altra differenza era il ceto a cui si legavano maggiormente. La destra storica in quei primi anni era stata molto legata al latifondo, ai grandi proprietari terrieri, avevano difeso gli interessi soprattutto dell'agricoltura, dell'alta agricoltura, dei ricchi che avevano investimenti in campo agricolo. La sinistra storica invece era un po' più legata alla borghesia più giovane, agli industriali, ad esempio abbiamo appena visto appunto col caso delle ferrovie, e quindi la sinistra era tendenzialmente un po' più aperta ad alcune riforme, ad alcuni cambiamenti, sempre molto moderati, molto tenui, però qualche cambiamento in più la sinistra lo vedeva all'orizzonte, qualche progetto di riforma la sinistra ce l'aveva in mano, ecco. Però, ripeto, le differenze non vanno esagerate, non erano poi così rilevanti, non erano poi così grosse. Comunque la sinistra va al potere. De Pretis, il leader, lui stesso è un ex mazziniano che però appunto con l'età adesso è abbastanza vecchio, è giunto a posizioni moderate, si è calmato, diciamo così, e soprattutto De Pretis si riesce a costruire una maggioranza all'inizio abbastanza solida, però piuttosto composita, cioè dentro a quella maggioranza parlamentare che lo sostiene ci sono sì anche dei progressisti, ma ci sono perfino dei conservatori. Quindi De Pretis dovrà sempre fare un po' l'equilibrista, e lo vedremo anche tra poco, per cercare di mantenere in piedi il suo governo. All'inizio ha un programma molto semplice ma anche molto chiaro, bisogna dirlo, che si fondava su quattro principi più importanti, quattro promesse che De Pretis voleva realizzare. La prima promessa riguardava l'ampliamento del suffragio. Come vi dicevo, si votava in pochi, in Italia in pochissimi. La sinistra era favorevole a un lieve ampliamento del suffragio, non vuol dire affatto suffragio universale, passeranno parecchi decenni prima di arrivare al suffragio universale, però ecco, un po' di allargamento sì, e De Pretis lo farà, lo vediamo tra poco. Secondo punto cardine del suo programma, rafforzamento dell'istruzione elementare. Avevamo detto che già al momento dell'unità si era provato a fare qualcosa per sopperire al grande problema dell'Italia del tempo, cioè l'analfabetismo, ma pochi risultati erano stati raggiunti e adesso De Pretis vuole insistere con maggior vigore in questo settore. Terza grande promessa, sgravi fiscali. Dopo che la destra storica ci ha riempiti di tasse, verrebbe da dire, per raggiungere il pareggio di bilancio, ora il pareggio di bilancio c'è e si può un po' allentare da questo punto di vista la pressione sulla popolazione. Quarto e ultimo obiettivo del governo di De Pretis, il decentramento amministrativo. Abbiamo fatto l'Italia un modello accentrato, con tutto potere alla capitale, i prefetti, eccetera. Adesso forse bisogna concedere qualcosa anche alle periferie, perché la sinistra storica tradizionalmente era legata a quelle idee federaliste o comunque di decentramento che avevano avuto un certo ruolo durante il percorso unitario, durante il Risorgimento. Non riesce a mettere tutti questi obiettivi a compimento, non riesce a portare a termine tutte queste promesse, De Pretis però insomma su alcune qualche risultato lo ottiene. Anche perché oltre a tutte queste cose il suo interesse è quello di migliorare le condizioni di vita di tutte le classi sociali, ad esempio una politica sociale certo cauta
ma anche abbastanza innovativa per l'epoca. Ad esempio, cosa fa in concreto? Beh, nel 1880 arriva l'abolizione della tassa sul macinato. Vi dicevo, bisogna allentare la pressione fiscale. Ebbene, questa tassa, che era stata la più odiata di tutti i primi anni dell'unità, adesso finalmente viene cancellata. Poi vi dicevo anche che vuole investire risorse sulla scuola. Bene, arriva in effetti nel 1877 una nuova legge che si chiama legge Coppino, che sostituisce la legge Casati del 1859. E cosa succede con questa legge Coppino? Beh, l'obbligo scolastico viene innalzato da 2 a 3 anni di scuole elementari. Vi ricordate che la legge Casati già prevedeva i primi 2 anni delle elementari per tutti, ma poi era stata disattesa perché non si erano create, se non sporadicamente, quelle scuole che invece era obbligatorio creare. Ebbene, la legge Coppino tenta di correre un po' di pari, si eleva a 3 anni l'obbligo elementare, e però anche questa non viene applicata del tutto. Certo, qualche passo in avanti rispetto alla legge Casati si nota, ma ci sono ancora molti problemi e ne riparleremo della scuola. Infine, De Pretis decide anche di varare una serie di riforme sociali legate soprattutto al lavoro nelle fabbriche. Ad esempio, viene limitato l'uso di bambini nelle fabbriche, viene limitato l'uso delle donne nelle fabbriche e si varano anche alcune norme, le prime, antinfortunistiche, che cercano di evitare gli incidenti sul luogo del lavoro, che erano purtroppo molto molto frequenti. Attenzione, vi ho detto limitazione dell'uso dei bambini, perché i bambini in realtà erano molto usati all'epoca. Pensate anche solo a certe novelle della letteratura italiana del tempo che si studiano ancora oggi in italiano. Penso, per fare un esempio, a Rosso Malpelo, che è un esempio classico di un ragazzino, un bambino praticamente, che lavora nelle cave. Ecco, il lavoro minorile era frequentissimo, era comune. De Pretis tenta di un pochino arginarlo, non abolirlo ancora, ma un po' arginarlo. Ma la cosa più interessante dei primi anni di governo De Pretis è soprattutto la riforma elettorale. Come vi ho detto, infatti, una delle promesse, forse la più importante fatta da De Pretis al momento della salita al governo, era stata quella di riformare il sistema elettorale, di allargare il suffragio. Ecco, questa riforma arriva nel 1882 con una nuova legge elettorale che in effetti abbassa i requisiti di censo e di età per poter andare a votare. Il voto era ristretto, il suffragio era ristretto ed era un suffragio censitario. Cosa vuol dire? Vuol dire che si poteva votare solo in base al reddito, solo in base a quanto si guadagnava e a quante tasse si pagavano. Tenete conto che fino a quel momento il numero di elettori in Italia era attorno ai 450.000. 450.000 italiani su una popolazione che era attorno ai 20 milioni potevano votare. Capite che è 1 su 40, per intenderci, della popolazione, molto pochi potevano votare. Ebbene, la riforma voluta da De Pretis innalza il numero di votanti, si arriva a circa 2 milioni di elettori, cioè si quadruplica in pratica il numero di elettori, abbassando ovviamente i limiti per poter votare. Certo, bisogna avere ancora un certo reddito, però basta un reddito più basso oggi per avere diritto di voto. Cosa vuol dire in concreto questo? Vuol dire che di colpo, appunto, il corpo elettorale italiano quadruplica, si passa da 500.000 scarso a 2 milioni, ma soprattutto vengono inglobati nel corpo elettorale anche esponenti della medio-piccola borghesia, a volte anche alcuni artigiani, a volte anche alcune elite contadine, cioè non sono più solo i ricchissimi a votare o gli alto borghesi, ormai votano anche quelli che sono benestanti, potremmo dire, e a volte anche non poi così tanto benestanti, anche gli impiegati, anche gli insegnanti, a volte anche appunto contadini o operai molto specializzati, pagati bene. Ecco, questo porta delle novità, perché proprio nel 1882 si va a votare per la prima volta con questa nuova legge elettorale, quindi bisogna vedere, messa alla prova, che risultati dà questa legge. Ebbene, qualche novità in effetti arriva. Una, per il momento: tra gli eletti al Parlamento del 1882 c'è un deputato che si chiama Andrea Costa, che si presenta come socialista. È il primo deputato socialista della storia italiana. Attenzione, non esiste ancora un vero e proprio partito socialista, un partito nazionale che si chiami socialista, nascerà qualche anno dopo, però lui si proclama socialista. I movimenti socialisti iniziano timidamente ad attecchire in Italia, all'estero già ci sono, la SPD già esiste in Germania, esiste già l'Internazionale di Marx, però in Italia industria ce n'era poca, il movimento operaio ce n'era pochissimo, quindi Costa rappresenta un'assoluta novità.
e però lui finisce in Parlamento, uno solo per il momento, poca roba certo, però è un segno dei tempi, un segno che qualcosa sta cambiando e che questo allargamento del suffragio presto porterà novità consistenti sullo scenario politico italiano. Quindi, tutto sommato, novità importanti, certo alcune molto importanti dopo anni di immobilismo, però anche queste iniziative di De Pretis, bisogna dirlo, mostrano presto la corda, si esauriscono. Sembra quasi che il governo capitanato dal leader della sinistra storica non abbia più fiato, abbia già esaurito le scorte, potremmo dire così. Perché? Soprattutto perché la base elettorale del governo, la base elettorale di questa sinistra storica, certo era fatta da quegli imprenditori progressisti, dai ricchi che però guardavano a un ammodernamento della scena politica italiana, certo. Però questa classe dominante, questa nuova classe borghese, questa classe industriale voleva sì qualche concessione, ma non voleva troppe concessioni. Diciamo che De Pretis era sembrato forse dare fin troppo rispetto a quello che i suoi elettori si aspettavano. E quindi De Pretis si trovò presto a governare una maggioranza piuttosto fragile. Vi ho detto che per lui votavano certi progressisti, ma aveva avuto bisogno anche dei voti a volte dei conservatori. È chiaro che questo blocca spesso le iniziative. Certo, De Pretis non stette a guardare, tentò di garantirsi una maggioranza più solida lungo gli anni, cercò di stare a galla, potremmo anche dire così, e cercò di far questo con una pratica che da lì in poi entrò nella storia e direi anche divenne un tratto abbastanza peculiare della politica italiana. De Pretis, infatti, è considerato il padre, nel bene e nel male, del cosiddetto trasformismo. Perché cosa accadde? Beh, ad un certo punto De Pretis firmò un accordo con Minghetti, proprio l'ultimo capo del governo della destra storica, un accordo che permetteva di fatto il passaggio di deputati dalla destra alla sinistra. Visto che De Pretis aveva sempre bisogno di voti, i suoi voti erano sempre molto risicati, cercò qualcuno del partito avverso che votasse per lui. Qualcuno che volesse cambiare casacca, come si usa dire, no? Magari anche in cambio di qualcosa, perché De Pretis non era certo timido nell'offrire vantaggi a chi passava dalla sua parte. Quindi si arriva a una pratica che è certo poco encomiabile, eticamente discutibile, quella di cambiare casacca non per convinzione personale, non perché si è cambiato idea su una certa politica, ma per interesse. Al di là poi di quello che era il desiderio degli elettori, quello che era il mandato degli elettori. Ecco, questo continuo scambio di deputati, scambio di fazione, a seconda dei vantaggi, a seconda degli interessi, caratterizzerà da lì in poi la scena politica italiana. De Pretis venne proprio per questo duramente attaccato già all'epoca, già dai giornali del tempo, che lo videro come il padre di qualcosa di molto negativo per la politica italiana. Se vi ricordate, ormai varie puntate fa, abbiamo sottolineato come i primi esponenti della classe politica italiana, i primi governanti, i primi parlamentari, fossero uomini per lo più integerrimi, magari poco avvezzi ai veri problemi della gente, magari un po' distratti, magari un po' altezzosi, magari un po' paternalisti, certo, tutti i difetti che avevano, sì, però dalla grande dirittura morale, si sentivano chiamati a svolgere un lavoro per il bene del paese, poi lo facevano più o meno bene, per carità, però cercavano sicuramente di dare il meglio senza cadere in nessuna forma di corruzione, per quanto ne sappiamo. Ecco, con De Pretis qualcosa si ruppe, qualcosa iniziò a rompersi e l'opinione pubblica se ne accorse. Ci sono ancora oggi, se le cercate in internet, le trovate vignette satiriche contro De Pretis, che viene presentato spesso come un camaleonte, nelle fattezze di un camaleonte, proprio perché fu camaleontico anche questo leader politico nel attrarre verso di sé i voti di chi teoricamente doveva essere suo avversario. Bisogna dire che queste pratiche di De Pretis certo gli consentirono di rimanere al governo, di non cedere, e però di fatto anche bloccarono vere e proprie iniziative. Ormai De Pretis soprattutto galleggiava, non aveva più la forza di varare riforme importanti. Portò avanti il suo governo per 11 anni fino alla morte, perché poi nell'87 De Pretis morì, però senza riuscire più a incidere come nei primissimi anni di governo. Infine bisogna dire un'ultima cosa: tra l'altro, mentre De Pretis operava queste mosse per portare verso di sé alcuni esponenti della destra storica, iniziava a formarsi qualcosa di interessante anche alla sua sinistra. Certo, Costa ve l'ho citato, ma è un caso più unico che raro per il momento, però ci fu un movimento che iniziò quasi a formarsi come partito
già negli anni 80 dell'Ottocento. Questo partito era il partito dei radicali, con esponenti importanti come Agostino Bertani e soprattutto Felice Cavallotti. Non sarà l'unico partito di sinistra, ne nasceranno presto anche altri, ma questo partito radicale si oppose a De Pretis, proprio anche portando in scena una critica a questo trasformismo, a questa scarsa vena morale di De Pretis. Insomma, l'opinione pubblica in Italia inizia lentamente a formarsi. Ecco, questo per dire delle scelte politiche, delle prime riforme di De Pretis, ma dobbiamo ancora parlare dell'economia, che è importante perché su quel settore De Pretis si insiste parecchio, e soprattutto della politica estera, perché anche lì qualche novità molto interessante arrivò nel corso dell'Ottocento, degli anni Ottanta dell'Ottocento. Però appunto ci vuole il tempo, ormai qua il minutaggio scorre, quindi per oggi direi che ci possiamo fermare qui. Prossime volte parleremo di tutte queste altre questioni, un po' alla volta, passo dopo passo. Per oggi basta. E però prima di salutarci devo come sempre ricordarvi tutte le modalità per seguirci. Potete ascoltare questo podcast infatti su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma in parallelo, oltre a questo podcast, trovate anche il podcast filosofico chiamato Dentro alla Filosofia su queste stesse piattaforme, se vi interessa. Se poi cercate spiegazioni di storia e di filosofia anche su epoche diverse rispetto a quelle di cui stiamo parlando, vi ricordo che c'è un cospicuo canale YouTube pieno di video, basta cercarmi come Ermanno Ferretti oppure come Scrip e li trovate. E poi vi ricordo soprattutto che se volete rimanere in contatto, non perdervi le iniziative, i podcast, i video e tante altre cose, vi consiglio di seguirmi sui social network Facebook, Twitter, Instagram e Threads, e su tutti questi social sono presente col nickname di Scrip. Oppure potete, ne è ancora più consigliato, abbonarvi gratuitamente alla newsletter settimanale, una mail molto corposa anche questa, piena di recensioni, di suggerimenti, di riflessioni eccetera. Arriva gratis una volta a settimana nella casella di posta. Per iscriversi basta andare all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Lì subito in home page basta lasciare la propria email e si riceve tutto, ripeto, gratis, assolutamente gratis. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per parlare ancora di Italia, di De Pretis, di sinistra storica e poi di tanti altri argomenti. Ciao, alla prossima!